Come mai a quest'ora? Dove sei stata tutto questo tempo? A scuola, dove vuoi che vada così tardi? Beh, potevo anche pensare che eri andata a divertirti. Non io. È successo che il tuo caro mascalzone, il tuo amato Isaia, è venuto a scuola e ha provocato una rissa. Come Isaia? È venuto a scuola? E per quale motivo? Ah, non lo sai. Molto semplicemente perché quel delinquente è innamorato di Rosa e non può sopportare che qualcuno le si avvicini. E tu non vuoi renderti conto che il tuo bello sta spasimando per un'altra donna. Senti, perché non mi racconti quello che è accaduto? Proprio uno scandalo. Isaia è arrivato e c'era anche il fratello di Lidia che abita vicino a Rosa. Allora hanno cominciato a litigare per lei e si sono presi a botte, capito? E tu credi ancora che ti ami alla follia? Quella stupida, ma me la pagherà. Lei non c'entra, a lei non le importa niente. Già. È Isaia che le sta dando la caccia e tu come una scema credi a tutto quello che ti racconta. Smettila, Beatrice. Ma ti rendi conto che è anche arrivato al punto di chiederti di fare del contrabbando per lui? Sì, perché il tuo Isaia è un gangster, mia cara, e sei talmente cieca che ancora non te ne sei accorta. Faresti qualunque cosa per quel disgraziato, finiresti anche in galera. Tu non sai niente. Sì, lo so, invece. No, tu non sai un bel niente. Isaia ama solo me. Ama solo me. Ti adora. È per questo che ti manda a fare il contrabbando. È una prova del suo grande amore. Ma questo non c'entra niente. Io so benissimo che è lei che gli fa gli occhi dolci. Perché Isaia ama me. Lui ama me e basta, solo me. Ma possibile che non capisci? Non vuoi guardare in faccia la realtà? A Rosa non importa proprio niente di lui. Sì, perché tu non lo sopporti. E allora ti sei messa dalla parte di quell'ipocrita. Io so bene come stanno le cose e darò una bella lezione a quella smorfiosa, se ne accorgerà. Nessuno mi porterà via Isaia, nessuno. Sì, vengo. Allora, come va, gatta morta? Ci mancava anche questa. Ieri sera è venuto il tuo amichetto a farmi una scenata a scuola e ora tu. Che cosa c'è? Vi siete messi d'accordo? È tutto programmato? No, è tutto il contrario. Se c'è qualcuno qui che programma le cose e le nasconde, quella sei solamente tu. Senti, che cosa vuoi dire con questo? Insisti con la tua paranoia? No, perché l'ultima volta tu mi hai detto che Isaia non ti interessava per niente. Adesso io voglio sapere come stanno veramente le cose, perché non ti credo, capito? Ma cosa vuoi, Magali? Che te lo metta per iscritto perché tu ci creda? Senti, quello che voglio è che parli chiaramente, perché non sopporto che nessuna donna mi porti via il mio uomo. Oh, Dio mio. E poi voglio che mi racconti cosa è successo ieri sera. Io non c'entro niente. Se potessi, prenderei Isaia, lo avvolgerei con la carta da regalo e te lo spedirei dritto dritto a casa per farti contenta. Non mi interessa, sì, eh? Come vuoi che te lo dica, eh? Però ogni volta che si parla di Isaia ci sei sempre anche tu di mezzo. Perché? È pura casualità o cos'altro? Io non ho assolutamente niente a che vedere con lui, Magali. La mia unica relazione è il denaro che gli devo, nient'altro. Ti dirò di più, vorrei tanto avere quei soldi per tirarglieli in faccia. Forse così mi lascerebbe tranquilla. Questi due si sono messi d'accordo. Tu e Isaia vi siete messi d'accordo per dire la stessa cosa, che tu gli devi dei soldi e nient'altro. Tu sei pazza, cara mia. No, non mi ingannate con questa storiella. Io non la bevo, capito? Io ho fatto troppa strada per farmi prendere in giro da una gatta morta come te. Ma no, 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 ti dico che è così, è così. Non c'è nessun accordo tra di noi, è la verità, Magali. Ascolta, darei qualunque cosa per non vedere mai più Isaia, per non vederlo mai più, hai capito? Perché non mi piace, mi fa schifo, non è il mio tipo. E poi non mi piacciono i calvi, non mi sono mai piaciuti. Chi non ti conosce ti crederebbe, ma io no. Io no, io non ti credo. Non ricominciare adesso, perché se non vuoi capire io non posso proprio farci niente. Perché io le conosco, quelle come te. Non riuscirai ad ingannarmi. Beh, allora perché tu... Senti, facciamo una cosa. Prestami i soldi che devo a Isaia, eh? Così gli pago il debito e vedrai con quale rapidità lo faccio sparire subito dalla mia vita. Come un soffio, sciò. D'accordo? E cosa faceva Isaia alla scuola? Avanti, spiegamelo. Ah, piantala, ma che ne so io. Chiedilo a lui, va a tormentare lui e lasciami in pace. Non penserai che glielo abbia chiesto io di venire a fare uno scandalo. Si è presentato lì e quando è arrivato Diego si sono picchiati. Credi che io sia contenta, eh?
Tu sei molto furba, Rosa, io ti conosco, però sta attenta, neanche io sono scema, capito? Sì, certo. Per questo sono venuta a parlarti, perché io non voglio che te la intendi con Isaia e questa è l'ultima volta che te lo dico, d'accordo? Ah, no, adesso finiscila, magari, eh? Non seccarmi più con le tue idiozie, capito? Basta! Ah, idiozie? Sì. Ah, sono idiozie, allora ti avviso. Ti sbagli. A me, tu. Quella che deve essere avvisata sei tu, capisci? Ricordatelo bene, perché neanch'io ho intenzione di ripeterlo, magari. Il tuo Isaia non mi interessa. Lo odio, mi disgusta, te lo lascio. È tuo, non voglio spartire niente di niente con lui, né adesso né in futuro, va bene? E poi voglio darti un'informazione. È l'ultima cosa che ti dico, Magali. Sì, è vero, Isaia ha una relazione, ma non con me, te l'assicuro, non ce l'ha con me. Hai capito? Con un'altra donna, si chiama Consuelo Sanchez, Curazao. Consuelo, raccontami tutto. Che cosa è venuto a fare? Che cosa avete detto? Beh, è venuto... A proposito, tu sei proprio una bella amica, sai? Perché? Appena l'hai visto, sei scappata come un fulmine. Non hai pensato in quale situazione mi stavi lasciando? No, mia cara. Era troppo imbarazzante. Avrei fatto il terzo incomodo. No, Consuelo. E poi lui era venuto per te. Ma il punto, Stella, è che io non volevo assolutamente parlare con lui. Non volevo trovarmi sola con lui. Lo capisci questo? Tutto sommato non è neanche da buttar via. Ma raccontami che cosa è successo. Non è successo niente. Lui vorrebbe avere una relazione con me, figurati. No, non è possibile. Sì, invece, ha detto che ormai siamo adulti, che potremmo essere almeno amici. E poi si è giustificato per quello che mi ha fatto, come se fosse possibile. È ridicolo. Beh, certo. Sai una cosa, Consuelo? Io stavo pensando che lui, tutto sommato, non ha mai saputo che tu eri rimasta incinta. No. Quindi, la sua colpa non è tanto grave. E se ora cerca di riparare quello che ha fatto, in fondo... Ma cosa dici? Tu stai delirando, Stella. Ma non ti rendi conto di quello che è stato per me? Guarda, io non posso perdonargli il male che mi ha fatto, non posso, capisci? Però lui non sa quello che hai passato, mia cara. Non gli hai detto mai la verità, neanche ora. Ah, certo. Come fa a saperlo? E va bene. Non ha mai saputo che aspettavo un bambino. È vero. Però sapeva che io ero una ragazzina sprovveduta. Talmente sprovveduta che rimasi incinta. No, lui doveva saperlo. Almeno avrebbe potuto supporlo, no? Già, perché un uomo arriva, ti sceglie, ha un rapporto con te, se ne va e non si preoccupa di sapere le conseguenze di questa relazione. No, mia cara, no. E poi la vergogna, Stella. Tutta la vergogna che ho provato. Beh, io non so. Mi è sembrato così per bene. Sì. Tu non lo sai, però mi cacciarono fuori di casa. Mi cacciarono in quelle condizioni, capisci? Provai vergogna perché ormai tutto il mondo lo sapeva. E i miei genitori poi, derisi da tutti, non avevano più neanche il coraggio di uscire di casa. Ti ho detto com'è la mia famiglia, no? Figurati, era la prima volta che accadeva una cosa del genere. Ah, è il mio padrino, che era il prete del paese. Oh, Stella, quando glielo confessai, voleva ammazzarmi. E dopo, quando sono venuta a Caracas senza conoscere nessuno, a vivere in quel posto orribile, miserabile. Sai, prima non ero ricca, no? Però ero stata abituata a una vita normale, umile, certo, ma dignitosa. Non mi mancava niente, niente, capisci? E dall'improvviso sbattuta fuori come una pezzente. Su, calmati adesso. Non serve a niente piangere. Vedi, io credo che a volte dire la verità sia meglio. Dipende, sì, dalle situazioni. Lo so, è molto difficile. E dopo? Dopo, quando partorì sola. Sì, da sola, capisci? Come un cane. E quando ho dovuto abbandonare la mia bambina, no, no, no. Credimi, Stella, non potrò perdonarlo mai. Mai gli perdonerò quello che mi ha fatto, mai, mai, capisci? Ha distrutto la mia vita. È diventata un vero inferno da quando ho avuto la disgrazia di conoscerlo. Come credi che potrei perdonarlo? Dimmi. No, mai, mai lo perdonerò, mai. Eppure sono più che mai convinta che è meglio dire la verità. Ah, lo sai che mi ha detto Consuelo? Che non vuole saperne niente di te. Ho avuto l'impressione che ti odi. Io le ho risposto che il mio paperino è un amore, un ottimo partito. Ma niente, se ne sta appiccicata quell'idiota che non l'ama neanche. E rifiuta un uomo come te. Un momento. Ma non ti pare di essere esagerata con tutta questa pubblicità? Lo so, paparino, che tu non ne hai bisogno. Ma il suo atteggiamento con te mi sorprende molto. Beh, certo, anche a me. Però è una sua decisione. Nessuno può obbligarla a ricevermi.
Probabilmente ho sbagliato ad andare a casa sua. Ecco. Perché? Tu credi veramente che il tuo piccolo sbaglio giustifichi il suo atteggiamento? Dimmi la verità, paparino. Tu conoscevi già Consuelo, vero? Ho fatto un gesto troppo avventato. No, papà. Rispondi alla domanda che ti ho fatto. Tu Consuelo la conoscevi già da prima? No, Rosalie. Ti giuro che non l'ho mai vista. Sicuro, papà? Sì, sicuro. Perché dovrei mentirti? Allora non la capisco proprio. Sono convinta che non lo fa per non ingelosire Isaia. Certamente ci sarà qualche altro motivo che non conosco. Dove vai? Esco, papà. Ciao. Ciao. Non riesco a capire. Perché mi ha detto che ho distrutto la sua vita? Perché tanto dramma per una relazione che durò appena una settimana? Ma perché tanto risentimento per una cosa che è successa 23 anni fa? Perché mi odia? Quando mi guarda, il rancore che leggo nei suoi occhi mi fa gelare il sangue. Ma perché? Perché? No. Non può essere. Ma sarà forse perché rimase incinta. Il signor Gino ieri non ha pagato e mi ha detto che salderà il conto oggi, d'accordo? Sì, è segnato qui, l'ho visto. Però non importa, è già pagato. Sono molti anni che viene qui quasi tutti i giorni. Inoltre era amico di Marco, mio marito. Secondo me, Giovanna, tu hai troppi clienti che non pagano. Tutti passiamo dei brutti momenti e abbiamo bisogno di un aiuto. Lo so molto bene, Giovanna. Salve a tutti. Ciao, Rosa. Ciao. Giovanna, come sta? Bene, professore, e lei? Io benissimo. Posso rubarle, Rosa, solo per sì, un attimo? Sì, sì, certo, professore, come no. Ehi, ma che ti è successo che sei tanto felice? Di un po', hai vinto la lotteria. Sì, alla lotteria. Siediti. Quanto sei bella. No, ma dai, sei venuto solo per dirmi questo. No, non solo questo, però mi piace guardarti. La mia Rosa bella. Allora dimmi, racconta, perché sei contento? Beh, ecco, hanno accettato la mia domanda all'università. All'università? Questo significa che potrò presentarmi al concorso per la cattedra di letteratura. Ma vuoi dire che potresti diventare professore universitario? Certo. Ma era per questo, allora. Sai, ero molto nervoso. Sì? Ci sono molti professori che presentano la domanda. Beh, è proprio una bella notizia. Senti, non ti sembra strano il nostro fidanzamento, Alessandro? Noi non sappiamo praticamente niente l'uno dell'altro. Perlomeno io non so molto di te. No? No? Beh, allora posso raccontarti, per esempio, che prima di entrare al liceo come professore, sono stato in Messico 2 anni a fare un corso di letteratura latinoamericana. No, aspetta, cominciamo da capo. C'era una volta un bambino molto carino e molto intelligente, super intelligente, una specie di genio. No, ti prego, non esagerare adesso. Avremo molto tempo per parlare di noi due, credimi. Beh, per esempio posso dirti che mio padre aveva la cattedra all'università. Era economista. Mia madre è giornalista. Lavorava in un periodico e collaborava con mio padre. E insieme curavano delle pubblicazioni letterarie. Beh, sai, lui è morto 5 anni fa. Erano molto uniti. Beh, adesso mamma lavora ancora, ma non per necessità, soprattutto per non annoiarsi, per riempire il tempo, capisci? Tu desideri diventare professore universitario? Sì. Sì? Certo, l'università mi affascina. Vedi, mi è congeniale. Beh, anche insegnare al liceo è indubbiamente molto importante. Certo. Però non mi soddisfa l'insegnamento fine a se stesso. Io... È complicato, vorrei stimolare i miei allievi. Mi piacerebbe farli innamorare veramente della poesia. Capisco. Della letteratura. Professore. Io vorrei che... Quello prima di tutto. Basta, non parliamo più di me. Ieri sera mi dovevi dire una cosa molto importante, eh? Che cosa mi dovevi dire? Beh, non... sì, è vero, una cosa molto importante. Che cosa? Che ti amo molto. Che bello. E non mi sembra giusto che tu perdi tempo perché? Con... Perché? Io non voglio che dici questo. Io ti amo, Rosa. Davvero, ti amo tantissimo. Sì. Lo giuro e sono molto orgoglioso di te. Davvero? Ti assicuro che sono molto orgoglioso di te. E sai perché, Rosa? Perché sei riuscita a togliere questa barriera
che ti eri imposta soltanto per proteggerti. E con molto coraggio hai affrontato questo sentimento che non volevi mostrare soltanto per pudore. Vedi, tu sei stato educato in modo diverso. Io... Cosa? Io non mi vergogno di me, no. No, comunque non sono stupida e mi rendo conto della diversità che c'è tra noi due. Anch'io noto una gran differenza. Una gran differenza. E sai qual è? E come? Mi sembra talmente chiaro. Che tu sei più diretta. Ah. È vero, più autentica, più sincera. E sei piena di tenerezza. Una tenerezza che cerchi di nascondere, però ce l'hai, ed è per questo che mi piaci. Mi piaci tanto. Ho l'impressione che Rosita non resterà ancora per molto qui. Speriamo. Sarei veramente contenta se sposasse il professore. Ciao tesoro. Caspita, questo appartamento sta diventando proprio carino. Ti piace, amore? Sei contenta? Certo, tantissimo. Visto? Non sono un demonio come dice quella là. No, anzi, io dico che tu sei proprio un angioletto. Un angioletto forse no, ma non sono neanche un mostro. Come mai ieri sera non sei venuto? Oh, beh, ero veramente molto occupato. A proposito, volevo dirti che domani parti per Bogotà. Ah, no, amore mio. Mi dispiace dirtelo, ma io non posso. Come non puoi? No, sono appena uscita dal carcere e non ho ancora finito di scontare la mia condanna perché sono uscita prima della scadenza prevista. Sai, no, queste nuove disposizioni. E sono obbligata a presentarmi di tanto in tanto al commissariato di zona e mettere una firma perché possano tenermi sotto controllo. Ieri ci sono stata e mi hanno detto che non posso lasciare il paese, perlomeno per alcuni mesi. Benissimo. E perché diavolo non me l'hai detto prima, eh? Perché tu non me l'hai domandato. E poi, che ne sapevo io che non potevo lasciare il paese? E io come facevo a sapere che ti avevano commutato la pena? Io pensavo di poter contare su di te. Supponi che qualcosa fosse andata male e che tu fossi dovuta restare a Bogotà. Come credi che sarebbe andata a finire con quelli della polizia? Però, insomma, magari, francamente, tu credi che io voglia correre dei rischi a causa tua? Ah, no, per favore, no, niente rimproveri. Però sei una stupida, ecco. Per la miseria, sei proprio un idiota. Non si può contare mai su nessuno. Accidenti, che guaio. Purtroppo in questi ultimi tempi non c'è più lealtà. Senti, hai ancora voglia di fare la spiritosa? Non ti rendi conto che stai mandando a monte tutti i miei piani? Che peccato, amore mio. Guarda, non mi far perdere la pazienza, perché... Porca miseria. Questo tono non mi piace. E neanche la tua ironia, capito? La tua ironia. È chiaro. Perché tu speri che uno risolva tutti i tuoi problemi, non è così? Tu puoi ingannarmi, però io no, vero? E adesso che diavolo ti prende? Di quali tradimenti stai parlando? Di una che ha un nome e un cognome. E sai come si chiama? Consuelo Sanchez. Alessandro, che bravo sei stato a venirmi a trovare. Per me è un piacere. Grazie. Ma siediti su, accomodati. Grazie. Sai, quando si diventa vecchi, uno si rende conto che i giovani si annoiano con gli anziani. Però c'è gente che, anche da vecchia, conserva uno spirito giovane e una bellezza interiore. Anche se, purtroppo, ha qualche acciacco. Sì, questo è vero. Mi sento tanto felice con te e molto contenta del tuo fidanzamento con Rosa. La mia bambina non poteva incontrare nessuno meglio di te. Neanch'io. E sono sicuro che saremo molto, molto felici. Ma lei... come si sente, eh? Io? Come sta? Oh, sta io bene, sto bene, vero? Benissimo, figlio mio. Però mi dispiace che non posso camminare molto, sai. E Rosa diventa furiosa quando sa che mi sono trascinata un po' per casa. Però, guarda, posso farti un caffè, d'accordo? Vorrei chiederle cosa c'è tra Rosa e Isaia.
ma non posso farlo di punto in bianco. Ma non mi ascolti? Mi scusi, mi sono distratto un attimo. Che stava dicendo? Ti dicevo che se vuoi un caffè posso fartelo, no? Ah, un caffè? Sì, un caffè. No, non si disturbi, no, grazie, grazie. E allora, Carmen, tutto bene? Come vanno le cose? A proposito, Alessandro, volevo ringraziarti per aver portato Rosa a casa tua. È ritornata così felice. Mi ha detto che tua madre è stata molto gentile con lei. E anche tua sorella. Ah, sì, sì. E Rosa è piaciuta anche a loro. Sì? Ah, oh, meno male. È sempre bene quando i genitori accettano il fidanzato o la fidanzata. È triste quando un figlio si sposa contro la volontà dei genitori. Ah, Rosa mi ha detto che tua madre ha cucinato in modo stupendo e che la cena è stata una meraviglia. La mia bambina, la vedo così felice, così felice. Ma perché? Perché Rosa dice tante bugie? Sarà perché non può evitarlo? O la fa per divertirsi? Alessandro, ti sto annoiando oppure stavi pensando a un'altra cosa? Oh, no, per un attimo ho pensato alla lezione di stasera. Ah, sì? Sì, mi dica.